GF VIP 7, Jael ed Edona su ha chiuso con me per un applauso. Nella casa del grande fratello VIP 7, in zona beauty, Jael ed Edona si è ritrovata su uno sgabello. Dispiaciuta per la discussione avuta con Antonino Spinalbese e Micolin Curvaia ha cercato di consolare l'amica accogliendo lo sconforto della Geffina. Secondo la sorella di Clizia, la chiusura da parte dell'airstylist le è apparsa eccessiva. L'influencer ha provato ad appoggiare l'imprenditrice e darle il tempo di mettere assieme i pezzi di quanto accaduto nel corso di ieri. Mercoledì 21 dicembre 2022. Edona si è definita una persona delusa per aver ricevuto frasi molto dure da parte dell'ex di Belen Rodriguez. Dall'assenza di tatto e anche dalla rabbia che ha dimostrato. Micolin Curvaia ha sottolineato a Jael ed Edona di non aver mai visto Antonino Spinalbese così tanto arrabbiato ed ha consigliato all'imprenditrice di lasciare che gli animi si calmino. Per l'influencer non occorre accelerare i tempi visto che non porterebbe a nulla di buono. Jael è, però, sembrata convinta che il rapporto amicale con il Geffino sia concluso aggiungendo che se l'airstylist ha messo un punto per un applauso, le fa rivalutare tutto. A quel punto, Incurvaia ha invitato Edona a non giungere a conclusioni affrettate, suggerendo all'amica in lacrime di parlare con Antonino nei giorni successivi. Successivamente, Jael ed Edona si è recata sui divani, per piangere in solitudine. A raggiungerla sono stati Edoardo Donna Maria ed Antonella Fiordelisi che hanno notato lo stato d'animo della concorrente del grande fratello VIP 7. L'imprenditrice ha subito informato i due compagni di avventura che Spinalbese ha deciso di chiudere il loro rapporto amicale. Secondo Edoardo, però, le lacrime della modella sono eccessive e forse una soluzione vi può essere per risolvere la situazione. Ha chiuso con me per un applauso? Ha evidenziato Jael ed Edona. La schermitrice ha affermato che forse l'airstylist voleva essere difeso e non schernito. L'imprenditrice ha replicato dichiarando che si è sentita di applaudire perché l'aveva invitato in più circostanze a dialogare con Oriana Marzoli. Se da una parte Romano ha consigliato di valutare con minor profondità i legami amicali che si sono formati nella casa più spiata d'Italia, la campana ha suggerito all'imprenditrice di non fidarsi particolarmente della sudamericana. In quanto il risentimento che avverte nei riguardi dell'ex di Belen Rodriguez potrebbe influenzarla. Jael ed Edona è sembrata sempre più sconfortata aggiungendo che ogni qualvolta si è fidata di qualcuno è finita sempre per rimanere delusa. Secondo la 23enne nel loro rapporto amicale lei ha dato il 70% mentre Antonino il 30%.